Sono oltre 190 milioni di euro destinati alle scuole abruzzesi relativi all'ultimo piano stralcio dei finanziamenti sisma destinati all'adeguamento e al miglioramento sismico del patrimonio scolastico, così come licenziato dalla cabina di regia della struttura commissariale diretta da Giovanni Legnini, che interesseranno quasi interamente il territorio teramano. Il piano, presentato ieri pomeriggio nella sala polifunzionale della provincia di Teramo dal presidente della regione Marco Marsilio, dal direttore dell'USR Vincenzo Rivera e dal dirigente Pier Giorgio Tittarelli, alla presenza di tutti i componenti del Comitato Interistituzionale Sisma 2016, prevede infatti lo stanziamento di oltre 110 milioni di euro per 12 scuole superiori della provincia di Teramo e di circa 40 milioni per 13 scuole del comune di Teramo, solo per citare i finanziamenti maggiori. Ci consente di dare risposta al 100% dell'edilizia scolastica, che potrà essere quindi ricostruita, ristrutturata, messa a norma e in sicurezza antisismica. Un grande obiettivo, un grande risultato che spero che i lavori possano partire subito e che da qui a un paio d'anni possano consegnare a tutto il cratere e a gran parte dell'Abruzzo scuole sicure e efficienti per tutti. Soddisfazione è stata espressa sia dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto che dal presidente della provincia Diego Di Bonaventura, per il quale i fondi concretizzano gli sforzi e gli impegni delle comunità che in questi anni post-sisma sono stati alle prese con problematiche enormi proprio in relazione alla sicurezza degli istituti scolastici. Dobbiamo capire tutti che